Ciao a tutti, oggi sto preparando un classico risotto con le cozze. Io mi sono già portato avanti, sto preparando del bel prezzemolino per fare poi, alla fine vado a mettere una bella spolverata di prezzemolo che nei frutti di mare, in particolare con le cozze, mi piace un sacco a me. Lo stelo, come vedete, non lo butto via, ma lo metto da parte per altre necessità. Per esempio, quando ho fatto le cozze in precedenza, ho usato lo stelo. E lo vado a mettere qua. Allora, mi sono portato avanti, ho preso del risotto Cannaroli. Un filo prima sono partito a freddo col riso. Ho messo, dopo 3-4 minuti di tostatura del riso a secco, ho messo un filino d'olio, una cucchiaia di olio extravergine d'oliva. Dopo, due volte, e dopodiché mi sono fatto le cozze, il succo l'ho filtrato, ho messo uno spicchio di aglio, un peperoncino, dello stelo di prezzemolo, una sfumata di vino bianco e l'acqua che ho ricavato dalle cozze. L'ho filtrata e l'ho messa due volte, a metà a metà, poi l'ho coperto e adesso lo sto facendo andare, no? Fino a che si secchi. Dopodiché uso dell'acqua calda, non calda, tiepida, che l'ho sterilizzata in precedenza. E poi qui ho preparato un'arrabbiata, filettino di pelato, aglio, olio, peperoncino, prezzemolo e filetto di pomodoro pelato. Basta. E questo è. Vi mostro passo per passo. Adesso lascerò un paio di cozze intere e il resto le andrò a sgusciare. Ok, ci siamo arrivati. Bello, si è asciugato. Adesso vado a prendere la padella dove ho fatto le cozze. E vado leggermente a riscaldare il mio sughetto di pomodoro, così è caldo, però lo faccio arrivare ancora un po' più di temperatura. Ok, e poi versiamo il riso dentro e lo faccio finire di amalgamare con le cozze. Intanto trito il mio prezzemolo. Facciamo bello fino perché deve essere un condimento, eh? E lo tritiamo fine fine fine. Così, eh? Ok, a posto. Ci siamo. E via. Adesso diamo una mescolata così. Già c'è un profumo pazzesco così. Anche in bianco è buono, ma a me piace col pomodoro. Andiamo a dare una bella pepata, a gusto questo, eh. Prezzemolo. Bella saltata veloce veloce. Qua io, nei miei gusti, io ci metterei una bella passata di pecorino, quello bello morbido, sardo, macinato. Però, così è anche buono.
a posto. Adesso facciamo l'ultimo passaggio, lasciamo un secondo qua, la stessa padella dove abbiamo messo l'arrabbiata, fatto l'arrabbiata, andiamo a mettere le cozze che sono calde, però le facciamo arrivare a temperatura. Ok, veramente un secondo, già sono calde. Passiamo dentro. Andiamo a dare un attimo una scolata così. E questo è il mio risotto all'arrabbiata con le cozze. Ok? A tutti da Chef Turis, ho visto che ci sono un sacco di visualizzazioni ma nessuno si iscrive. Quelli che visualizzano, tanti mi sparlano, ma come mai ste lingue? Siamo nel 2023, raga, non si sa di che morte moriamo se continuiamo così. Perché ci dobbiamo, per banalità, sempre il più, il meno, il pur? Io faccio per passare 5 minuti con voi. Se sono ben accetto, è bene, se no, vi amo a tutti, buona vita da Chef Turis.